E mercoledì e come al solito si rinnova l'appuntamento con C di Calcio, un appuntamento che questa sera ci vedrà seguire anche il match di Coppa Italia di Serie C tra Foggia e Fidelisandria. Mentre andava in onda la sigla c'è stato il gol dei Federiciani con Sergio Bubas, quindi 1-0 per la formazione allenata da Ciro Ginestra. Ma non mi perdo in chiacchiere, vado subito a presentare gli ospiti di questa sera con cui parleremo del Magic Moment delle Pugliesi, tre nelle prime tre, capolista il Bari, poi il Monopoli e il Taranto che ha fatto tanto discutere anche in questa settimana. Buonasera al vicepresidente del Fasano, Giuseppe Avezzano Comes. Ciao, buonasera. Pino, per te tanta esperienza anche in Serie C con il Monopoli, una categoria che conosci molto bene e di cui ci potrei parlare. Sì, quest'anno veramente le pugliesi la stanno facendo da padrone. È chiaro che il campionato è ancora molto lungo, però diciamo ci sono buoni auspici, perché oltre le prime tre a ridosso c'è anche il Francavilla, non lo dimentichiamo. Accanto a lui Marco Giuliani, collega di Bari Today. Diciamo che in questi due anni e mezzo per la tua testata partite di Serie C ne hai viste, quindi sei diventato esperto al pari nostro di questa categoria. Ciao Flavio, grazie dell'invito. Purtroppo ti direi abbiamo visto tante partite di Serie C, speriamo che questo sia l'anno buono per smettere con questa categoria, con tutto il rispetto per la categoria. Avremo in collegamento dallo stadio Zaccheria Davide a Brescia, ricordiamo 1-0 per la Fidelisandria il parziale in questi primi 35 minuti. Avremo in collegamento il direttore generale del Monopoli Fabio De Carne, Adriano Mezzavilla, centrocampista del Sorrento ma anche ex Juve Stabia, Taranto e Fidelisandria, anzi era Andrea Batt quella di Mezzavilla, e poi Fabio Guarini, presidente della PS Taras 706 avanti Cristo, perché proprio di Taranto parleremo tanto questa sera. E per i meriti di Giuseppe La Terza, che Pino ha avuto con sé alle sue dipendenze a Fasano, e per quello che è stato un episodio singolare, cioè il comunicato con cui il giudice sportivo ha sanzionato la società con 2.000 euro di multa, e tra le motivazioni, tra le altre, c'era anche un coro all'indirizzo proprio dei cittadini di Bari. Ma entriamo subito nel vivo. Io chiedo alla regia di mettermi in contatto con Davide a Brescia, se possibile, per una piccolissima striscia di cronaca, perché c'è il Foggia che si è reso pericoloso, 36esimo, 0-1 tra Foggia e Fidelisandria. Chiedo alla regia un altro cenno su Davide a Brescia, se c'è potete mandarlo in onda, altrimenti andiamo noi avanti con la scaletta. Avremo Davide a Brescia più in là. E allora facciamo vedere i risultati dello scorso turno, vediamo insieme quello che è successo nell'ultima giornata del girone C del campionato di Serie C. Li vedete in grafica, io prego la regia anche di lasciarla in onda questa grafica per un po', perché c'è stato il successo del Bari sul Catanzaro, 2-1 nello scontro al vertice tra la prima e la seconda, seconda che poi è diventato il Monopoli grazie al 2-0 sul Monterosi Tuscia, 1-0 per il Latina sull'Andria, 2-1 per la Paganese sul Francavilla, 2-1 per la Turris contro la Juve Stabia proprio nel derby tra le due campane, 2-1 del Taranto sul Potenza, 2-0 del Messina di Capuano sul Campobasso, 1-1 tra Palermo e Avellino. Pino, dei risultati che hanno favorito appunto la squadra della tua città Monopoli, che adesso è seconda da sola anche in virtù del pareggio tra Palermo diciamo, e Avellino. Diciamo che è una giornata pro Bari più che altro, perché tra l'altro il Bari è quella che aspira, il Bari è quella che aspira a vincere il campionato. Ovviamente per il Monopoli essere nella zona playoff è importantissimo, anche perché deve fare più punti possibili e poi una volta raggiunti i fatidici 40 punti potrebbe giocare anche in serenità e giocarsi anche le chance di playoff, come bene o male è stato in tutti questi ultimi anni. Sinceramente però sono convinto che
siamo ancora all'inizio e quindi il Catanzaro, nonostante un'ottima prova, ha perso lo scontro diretto e questo è importante per il Bari, però comunque non c'è da prendere alla leggera sia la rivalità del Catanzaro che anche quella del Palermo, che comunque con l'Avellino è stato raggiunto esclusivamente da un rigore fantasma e quindi avrebbe potuto accorciare ancora di più, ma ci sono anche altre squadre che secondo me si potrebbero inserire, tra cui l'Avellino stesso, che adesso sta giocando con una squadra molto rimaneggiata perché c'è l'assenza di tanti titolari. Ovviamente se il Bari continua con questo ritmo sarà difficile andarlo a prendere, ma io non vedo un campionato dominato come quello della Ternana, perché sinceramente lo spero per il Bari perché merita altri palcoscenici, però non sarà semplice. Questo campionato di Lega Pro è sempre pieno di insidie, l'abbiamo visto a Francavilla dove il Bari ha preso 3 gol. Io mi scuso con Marco Giuliani perché abbiamo Davide a Brescia. Giuseppe Leonetti ci scrive Forza Fidelis tra i messaggi. Allora andiamo con una piccola finestra di cronaca dallo stadio Zaccheria, dove siamo al 40° inoltrato e proprio la Fidelis conduce 1-0 sul Foggia. Vigolo, Martino, palla che viene messa ancora al centro da parte della formazione rossonera. Ora attenzione perché ci prova Gallo, ma recupera la Fidelis Andria che può scattare in contropiede con Bubas. Attenzione, è un 2 contro 2, velocissima la Fidelis Andria in questa ripartenza. Ci prova Bubas, si fa vedere Leonardo Nunzella a sinistra. Palla che viene messa ancora al centro verso Alberti, che non arriva all'appuntamento con quello che sarebbe stato il raddoppio. Minuto 42 e 30 allo stadio Zaccheria. Landria è in vantaggio grazie alla rete di Bubas, ma ora la partita, dopo 40 minuti di attesa, dopo 40 minuti in cui non ci sono state emozioni, sembra essersi accesa grazie alla rete di Bubas. Ora riparte la Fidelis Andria, il Foggia ci prova ancora, attenzione, conclusione di Martino e palla che è finita di pochissimo a lato. Ci ha provato da 30 metri, anzi forse anche 35 metri, Piero Martino, palla che è finita sul fondo e quindi ora Vandelli potrà andare a rimettere il pallone in gioco per la Fidelis Andria, ma ancora il Foggia a recuperare. Tra poco ci sarà la segnalazione del recupero. Maselli, palla dentro per Vigolo, che è stato steso, probabilmente si è lasciato cadere dopo il contatto che c'è stato anche con Venturini, ma secondo il direttore di gara non c'è assolutamente nulla e quindi ancora rimessa dal fondo per la Fidelis Andria con Vandelli che va al lancio lungo, lo recupera Gallo. E allora torniamo in studio, siamo praticamente al 43° tra Foggia e Fidelis Andria, una Fidelis che vuole appunto riscattare il KO in campionato contro la formazione di Zeman, che ha vinto 3-0 al degli Ulivi. Adesso è 1-0 avanti la formazione di Ginestra. Zeman ha vinto invece contro Panarelli, è stata una delle ultime partite del tecnico tarantino. Abbiamo interrotto un discorso, Marco, che era quello relativo al Bari, che invece, come adesso vedrete di nuovo nella grafica della classifica, è capolista con 5 punti di vantaggio sulla seconda della classe. Diceva giustamente Pino, un vantaggio che non è ancora rassicurante, i 5 dal Monopoli ma anche i 7 dal Palermo e dal Catanzaro, però è un viatico importante perché si temeva proprio la partenza della formazione di Mignani e invece il Bari è partito come la lepre davanti a tutti. Le perplessità che c'erano sulla partenza del Bari erano legate soprattutto ad una rosa che era ancora in costruzione, non si era ancora formata, non c'era stato il ritiro, però poi il valore della rosa è indiscutibile del Bari. Mi trovo d'accordo con la valutazione che 5 punti di vantaggio sulla seconda sono comunque pochi, anche 7 sul Catanzaro, sono un vantaggio importante che
il Bari deve capitalizzare e che deve utilizzare soprattutto per rinforzare la propria autostima. Io non amo tanto i paragoni con le stagioni della Regina e della Ternana, soprattutto quella della Ternana secondo me è stata una stagione in cui c'è stato un exploit quasi senza senso, irripetibile, era una squadra che ha fatto un record di punti proprio a livello europeo, quindi il Bari secondo me non deve avere l'ossessione di dominare il campionato nel modo in cui l'hanno fatto la Regina o la Ternana, ma cercare di condurre il suo campionato in una maniera serena, autorevole e far valere la differenza di spessore degli interpreti che ha a disposizione Mignani. Stiamo vedendo proprio in onda il gol di Mirko Antenucci, una acrobazia che ha fatto proprio saltare il pubblico del San Nicola. Antenucci che ha festeggiato così con il 41esimo gol e le 80 partite con la maglia biancorossa. Vuoi o non vuoi, resta un calciatore che nonostante un periodo di alti e bassi non si trova in tutte le squadre, perché un gol ogni due partite, anzi più di un gol ogni due partite, è bottino veramente da pochissimi in questo campionato. Una domanda che faccio ad entrambi partendo da Marco. Finalmente Antenucci, direi, dopo quella partita in cui ha fatto questo gol contro il Catanzaro, un gol bellissimo in cui ha ricordato a tutti chi è Mirko Antenucci. Chiaramente tutti quanti si domandavano che fine avesse fatto questo calciatore, perché l'Antenucci sceso in campo nella scorsa stagione e anche nel primo spezzone di questa stagione era un lontano parente del calciatore apprezzato nella prima stagione del Bari, in cui segnò 20 reti e diede un apporto incredibile. Poi chiaramente è andato tutto in fumo un po' per via dell'esplosione della pandemia e quella finale persa, però voglio dire, il valore di Antenucci non si discute. Tra un po' vedremo proprio un servizio dedicato a Mirko Antenucci, chiedo alla regia anche di tenersi pronti. Pino, tu che hai visto tanti campionati di Serie C, tanti campionati del girone C, un attaccante dello spessore di Antenucci forse si vede in una o due squadre ogni anno. Sì, sì. C'è da dire che il Bari però non è solo Antenucci, anzi penso che il valore aggiunto di una squadra che debba vincere, che vuole vincere il campionato, è proprio quella di non basarsi esclusivamente su l'Antenucci della situazione. È chiaro che averlo in campo e averlo come con il Catanzaro, che insomma ti risolve la partita, è importantissimo, però penso che questi campionati si vincono con una ampia rosa di ottimi calciatori e con una gestione di essa che finora sembra perfetta rispetto alle gestioni squadra spogliatoio passate. Quindi penso che forse con Ciro Polito quest'anno il Bari abbia indovinato finalmente la formula giusta. Antenucci che quest'anno, Mignani ha detto, ha una specie di nuovo ruolo, è un po' più spoglio dalle responsabilità che aveva l'anno scorso quando doveva essere il trascinatore a tutti gli effetti. Marco, sei d'accordo con la disamina del mister? Sono d'accordissimo. Nel giorno in cui Mignani fece quelle dichiarazioni ne parlavo proprio con un collega, gli dicevo la stessa cosa, gli dicevo che il fatto che ci siano più giocatori in grado di determinare, oltre a lui, che comunque resta per spessore e anche per numeri il calciatore probabilmente più importante nella rosa del Bari, anche senza probabilmente. Devo dire che questo può favorire, come diceva Pino, anche il fatto di avere più calciatori che tirano avanti la carretta e non poggiare tutto sulle spalle del giocatore può solo far bene al rendimento della squadra. E questa secondo me è la grande differenza del Bari di questa stagione dal Bari della scorsa stagione, che era una squadra che si poggiava troppo sulle individualità, ma a livello di collettivo non c'era proprio. Noi dobbiamo fermarci per il primo break pubblicitario, c'è stato un grandissimo gol del Foggia nel frattempo proprio sullo scadere della prima frazione di gioco nei minuti di recupero, all'Andria non ne va bene una, sentiamo un attimo Davide a Brescia e poi andiamo in pubblicità. Chi è Peterson?
Peterman. Gioco 1-1 il risultato, una grande rete di Vincenzo Garofalo e proprio sul tramonto della prima frazione il Foggia pareggia, arriva ora il duplice fischio, 1-1 il risultato, noi andiamo qualche istante in pubblicità e poi torniamo qui dallo stadio Pino Zaccheria. Grandissimo gol di Garofalo, ve lo racconteremo proprio dopo la pubblicità che ha chiamato il nostro Davide a Brescia. Ben ritrovati con la seconda parte di CD Calcio, intervallo della sfida tra Foggia e Fidelisandria, sono sull'1-1, noi ricominciamo a parlare però di quello che è stato l'ultimo turno di campionato, non ce ne vogliano i tifosi delle altre squadre, però partiamo proprio e continuiamo a parlare del big match tra quella che era la prima e la seconda. Bari che ha vinto 2-1 con il Catanzaro grazie alle reti dei due attaccanti Antenucci e Simeri, il nostro Paolo Sgobba nel suo angolo tattico ha scelto proprio questa gara per questa settimana e ci ha analizzato proprio il gol di Mirko Antenucci. Io chiedo alla regia di prepararci anche le immagini, magari ce le proiettano anche negli schermi alle nostre spalle per commentare proprio con Marco Giuliani e Pino Avezzano Comes quello che è stato il gran gesto tecnico di Antenucci per il gol dell'1-0 del Bari che noi vediamo nel monitor del program e speriamo di vedere anche alle nostre spalle in modo da commentarlo anche con Marco Giuliani e con Pino Avezzano Comes. Marco, vai un po' a memoria. Io me lo ricordo, non c'è problema. Se non ricordo male c'è la discesa di Pucino sulla non ci vedo, è inutile, vado a memoria che è meglio. La discesa di Pucino sulla destra e Antenucci pescato appostato più o meno all'altezza del dischetto. Lui fa un bellissimo contromovimento e riesce poi a coordinarsi in acrobazia e a fare un gol all'Antenucci, un gol di quelli che secondo me raramente si vedono in Serie C e che secondo me ha avuto anche diciamo, il merito di indirizzare la partita, perché vedi un gol del genere e ti destabilizza anche un po'. Pino, quello che ha colpito è stata anche la bravura di Antenucci, rivediamolo proprio nelle immagini, di coordinarsi e di andare a fare il movimento giusto in mezzo ai tre difensori del Catanzaro. Flavio, non scopriamo niente di nuovo, cioè voglio dire, Antenucci l'abbiamo visto in passato, negli anni passati, nelle categorie superiori, che ne ha fatti forse anche meglio di questi, quindi non è che stupisce un gol del genere, è un gesto tecnico di altissimo livello, però, voglio dire, è proprio il suo lavoro. Un gran gol quello di Mirko Antenucci, bravo anche Raffaele Pucino, bravo anche chi ha fatto il cambio di gioco da sinistra a destra, un Bari che comincia a prendere anche dimestichezza con gli schemi di Vignani, perché non è facile inserire, praticamente c'erano 9 giocatori nuovi su 11 credo, anzi 8 se andiamo a togliere il portiere nel Bari di sabato scorso. Simeri, vabbè, lo possiamo considerare non un ex Ascoli, no, ma comunque sono sempre 6-7 giocatori che sono cambiati rispetto alla passata stagione. Beh, sono cambiati i metodi di lavoro, sono cambiati gli schemi, è cambiato il modulo, ma io devo dire che c'è stato secondo me la squadra ha assimilato i dettami tattici di Mignani anche abbastanza rapidamente rispetto al previsto. E poi d'altronde lo dicono i risultati, 8 vittorie, 3 pareggi, una sola sconfitta, quindi abbiamo sentito anche tutta la critica la maggior parte delle volte a favore del Bari, quindi voglio dire il Bari non presenta particolari intoppi dal punto di vista del gioco, è chiaro che non in tutte le partite riesce ad esprimere un gioco fluido, certe volte quando tagliano le fonti di gioco tipo in queste ultime partite quando schermano Maita oppure quando la marcatura su Botta diventa asfissiante, fa un po' più fatica, però fortunatamente anche uomini con caratteristiche diverse, ha una rosa molto vasta con giocatori con caratteristiche diverse e poi magari ti spunta lo scavone di turno che ti risolve la partita.
Torneremo presto a parlare anche delle rotazioni nella rosa del Bari. Dovremmo avere collegato adesso Davide a Brescia per l'intervallo di Foggia Fidelisandria. Davide, abbiamo visto il primo gol di Bubas su azione in Coppa Italia, ma un missile di Garofalo che ha messo le cose in parità proprio sul gong della prima frazione di gioco. A te. Sì Flavio, primo tempo non particolarmente bello allo stadio Zaccheria, si è animato negli ultimi 5 minuti di gioco perché ha segnato al 40esimo la Fidelisandria, poi dopo 5 minuti ha segnato il Foggia. Diciamo che è stato questo un po' il riassunto di questo primo tempo, primi 40 minuti molto brutti, neanche un'occasione né da una parte né dall'altra, poi la rete di Bubas ha un po' svegliato il Foggia che ricordiamo in questa competizione crede molto, visto che la vittoria della Coppa Italia di Serie C consegna l'accesso al primo turno nazionale dei playoff, dunque sarebbe molto importante perché darebbe al Foggia la possibilità di arrivare ai playoff direttamente alle fasi che contano, alle fasi nazionali. E ora ci si aspetta un altro Foggia nella seconda frazione, dall'altra parte c'è invece una Fidelisandria che sta facendo molto bene e che tra l'altro in qualche ripartenza dopo l'1-0 forse poteva essere anche un po' più cattiva e avrebbe potuto trovare il 2-0. Davide, ci ricollegheremo con te per le finestre di cronaca nel secondo tempo, nel frattempo buon lavoro per questa ripresa di Foggia Fidelisandria. Grazie, a tra poco. E allora, abbiamo sentito il commento di Davide a Brescia. Pino, tu che di Coppa Italia di Serie C ne giocate tante, a volte si snobba, a volte poi quando sì, si va avanti sì, si sente il profumo dell'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff e quindi ci si rimette con i titolari. È sempre una competizione difficile da decifrare questa. Ovviamente io ricordo molto meglio la Coppa Italia di Serie D. Quella che abbiamo vinto, la promozione in Serie che C, abbiamo vinto e ci ha permesso di arrivare in Lega Pro. È chiaro che per una squadra che ha una rosa comunque limitata, limitata dal punto di vista diciamo delle rotazioni, della panchina lunga, come può essere una Fidelisandria, è dura portare avanti due competizioni, sì. Capisco che chi arriva in fondo poi può accedere ai playoff e quindi è sempre un risultato eccezionale, però molto spesso ti taglia la settimana e non ti permette di preparare bene la partita della domenica e faccio l'esempio dell'Under, della Fidelis, che ovviamente non sta passando un periodo tranquillo e che quindi è costretta comunque a giocare partite infrasettimanali, sicuramente trascurando tra virgolette, ma gioco forza deve impegnare questo tempo per la partita di Coppa Italia, quando avrebbe cose ben più importanti diciamo da fare per la salvezza, perché comunque la situazione della Fidelis è abbastanza delicata, in quanto già dopo 9 o 10, non ricordo quante giornate, è stata già costretta a cambiare sia l'allenatore che il direttore sportivo e che quindi... L'allenatore credo all'ottava, il direttore sportivo adesso alla dodicesima. Quindi dodicesima, sì, 12 giornate, lapsus è perché 9 sono in Serie D. E quindi è una situazione che in Lega Pro risalire non è semplice, perché ogni partita ha le sue difficoltà. È giusto il premio per le squadre che arrivano fino in fondo, la partecipazione appunto al primo turno della fase nazionale dei playoff, se non vado errato? Senti, secondo voi? Non ti so dire se è giusto o meno, non mi esprimo, ma sicuramente è qualcosa che dà diciamo un senso e un significato alla competizione, altrimenti veramente sarebbe snobbata da tutti, come anche per esempio in Serie D le vincenti di Coppa Italia
hanno un punteggio particolare per eventuali ripescaggi, o meglio avevano, perché poi tra l'altro c'è da ricordare che anche con il Fasano 2 anni fa eravamo arrivati in finale di Coppa Italia di Serie D. Poi il Covid ha deciso di non far giocare più. Non l'abbiamo disputato. Mi dicono dalla regia che è pronto Fabio De Carne, direttore generale del Monopoli, secondo in classifica. Lo vediamo, ecco, alle nostre spalle. Fabio, se stai guidando, fermati, ti richiamiamo in un secondo momento. Se sei passeggero, allora possiamo parlare. Buonasera a voi tutti, sto per rientrare, sono quasi rientrato, mi sto fermando e quindi possiamo parlare tranquillamente. E allora Fabio, questo Monopoli con 22 punti in classifica, ne stavamo parlando proprio in avvio di trasmissione, state un po' stupendo tutti, 3 vittorie consecutive, questa volta il calendario lo avete sfruttato alla grande perché c'era un po' il pericolo di sottovalutare l'impegno in casa col Monterosi. Sì, il calendario è stato sfruttato alla grande, ma alla fine posso dire che ogni gara ha una sua storia e questa squadra ha l'abitudine di affrontare ogni gara con la massima umiltà. Ogni settimana viene preparata con la massima umiltà, quindi tanto di cappello alla squadra, alla mister, alla società, e in pratica in questo primo terzo di campionato hanno stupito e hanno voluto dare un segnale forte al campionato. Ovviamente preciso che il nostro obiettivo rimane raggiungere i 40 punti il prima possibile e tutto quello che arriverà dopo sarà tanto riguadagnato. Una domanda da parte mia, con l'ingresso di Morrone nella formazione ufficiale, nella formazione iniziale a centrocampo e l'attacco formato da Starita e D'Agostino che sono andati entrambi a segno, tra poco vedremo proprio anche negli schermi gli highlights della sfida tra Monopoli e Monterosi, secondo te il Monopoli ha trovato quello che è l'assetto definitivo? Bah, l'assetto definitivo in questo momento diciamo che è quello che nelle ultime 3 partite ha portato il massimo dei punti in cascina. Però il mister ogni settimana fa delle valutazioni e di conseguenza la valutazione è sempre attenta perché, come ben sapete, dobbiamo ogni domenica fare minutaggio. Non siamo una società, una squadra da i gran soldoni, quindi il minutaggio è la nostra linfa più importante per un campionato, per poter evitare problematiche varie. Quindi di conseguenza il mister ogni settimana deve studiare attentamente il mix over under per far sì che il minutaggio comunque si realizzi e si ottenga anche il massimo dei risultati. Ad oggi tutto lo si sta facendo e si sta ottenendo il massimo dei risultati, quindi tanto di merito alla gestione di Alberto Colombo. Marco Giuliani. Allora io avrei voluto chiedere al direttore, che saluto, dove vuole arrivare il Monopoli, però in parte ha già risposto lui dicendo che appunto si penserà prima a condurre un campionato tranquillo e poi magari quando la classifica sarà più invitante, sarà più golosa, il Monopoli si farà trovare pronto. Me lo conferma il direttore? E ti saluto e ti dico che non potremmo che essere, tra virgolette, sul termine ipocriti, a dire vogliamo, sì, siamo convinti, arriviamo, facciamo, vinciamo. Siamo, ripeto, una società che dell'umiltà ne fa il suo tallone d'Achille, quindi di conseguenza è giusto essere convinti e tenere la squadra nel giusto tasso di umiltà per raggiungere i 40 punti e dopo tutto quello che arriverà sarà guadagnato. Ben venga che si arrivi in una griglia playoff, però ad oggi ci godiamo questa situazione, come diceva Flavio prima, i complimenti degli addetti ai lavori, e poi comunque sia, si è secondo in classifica, si è nell'ennesima situazione annuale, credo che sia il quinto anno, che il Monopoli naviga nei vertici alti della classifica. Ogni anno stupiamo quelle che sono le situazioni e ovviamente l'obiettivo è quello di portare sempre più gente allo stadio. La gente sta ritornando dopo un periodo di pandemia difficile, di questo ne siamo entusiasti
e ripeto, già dalle prossime gare speriamo di vedere più affluenza al Veneziani. Ecco, anticipato la domanda, 1090 spettatori di cui 328 abbonati, sono ancora troppo pochi per una squadra che è seconda in classifica? Beh, se relazioniamo la secondo posto in classifica può essere, però Monopoli, la realtà monopolitana ormai la conosciamo, quindi di conseguenza è un numero che possiamo accettare, non è alto, potrebbe migliorare. Però di sabato l'orario 14:30, 1090 spettatori per la seconda in classifica, possono essere pochi, non sono tanti, però confidiamo che nel derby col Taranto ci possa essere una massiccia affluenza di gente per far sì che la squadra continui a stupire e consegua dei risultati importanti. Adesso avete la Vibonese fuori casa, la classifica dice Vibonese ultima in classifica, i valori della rosa però secondo me non danno giustizia alla posizione di classifica, perché la Vibonese è una squadra che ha delle individualità importanti, un allenatore emergente come D'Agostino che vive per adesso di alti e bassi con i risultati, perché l'abbiamo visto molto bene a Francavilla, non sta facendo benissimo a Vibo Valentia. Quali sono le insidie che una partita del genere può nascondere? È bloccato. Forse abbiamo perso il direttore generale del Monopoli, Fabio De Carne. Vediamo un attimo di recuperarlo. Un Monopoli, Pino, che sta stupendo in più, 22 punti, e sta, come ha detto De Carne, andando a sfruttare tutte le opportunità che gli si pongono davanti, perché forse, eccezion fatta per la sconfitta interna col Campobasso, ha preso tutto quello che c'era da prendere. Sì, c'è da dire che Colombo sta sfruttando al massimo e ha costruito una compagine, come diceva Fabio giustamente, basata molto sull'umiltà e sulla forza di questo mix di una spina dorsale composta da quei veterani che già gli scorsi anni, a partire da Mercadante, Bizzotto, Piccini, Starita, non so, non vorrei dimenticarne qualcuno, e con un mix di giovani, non direi under, ma di giovani, di giocatori molto giovani, che si stanno, lui sta prendendo il massimo, e quindi è da dare merito al mister di aver fatto finora un ottimo lavoro, soprattutto pensando al sodo, cioè ai risultati. Magari si dice che si sta dicendo più volte che questa non è squadra che fa bel gioco, ma finora non è che nel girone si è visto chissà tutto questo spettacolo, quindi oggi tutti questi punti presi sono preziosissimi ed è bene che siano venuti, perché probabilmente serviranno in periodi un po' più difficoltosi, perché qualsiasi squadra poi passa un periodi difficoltosi. Quindi per me bene Colombo, bene tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, l'abilità proprio dei senatori, dei vari Bizzotto, Piccini, è stata quella di comunque riuscire a integrare gli altri e costruire questa bella squadra, questa bella realtà. Comunque, come diceva Fabio, deve fare i conti anche con il bilancio. Questo è il problema delle squadre, delle cosiddette piccole come lo siamo noi. Fabio De Carne ci sente nuovamente, io stavo facendo una domanda sulla Vibonese, Marco Giuliani invece... No, niente, visto che abbiamo recuperato il direttore mi è venuta una per lui, volevo chiedergli se gli sarebbe piaciuto affrontare il Bari con questo stato di forma con cui abbiamo visto il Monopoli nelle ultime tre partite, e se c'è qualche rimpianto per quella partita che fu giocata dal Monopoli in una maniera un po', con un atteggiamento molto difensivo e...
diciamo, più volto al contropiede. Qualcuno parlò persino del bus parcheggiato in una maniera un po' ingenerosa. Sì, ti riparto dal generoso dato da qua che ha detto i lavori. Non meno di qualche settimana fa si è presentata la Turris con un grandissimo organico, grandissima manovra, gioco arioso. Però sapete tutti com'è finita, due volte in vantaggio è finita 4-2 per il Bari. Il Monopoli a Bari non ha parcheggiato il bus, ritengo che se Grandolfo nell'occasione che domenica, come avete visto, ha preso palla, ha toccato e ha fatto gol, a Bari in una simile situazione Grandolfo ha toccato la palla ma è andata alta. Voglio dire, in questa occasione era solo 0-0, voglio vedere se il Monopoli fa gol in quell'occasione e poi il Bari deve rincorrere. Noi di quella partita, di quella prestazione siamo stati contenti. I giudizi ovviamente sono stati di Monopoli rinunciatario. Invece io dico che il Monopoli ha fatto una grande partita in fase difensiva, ha subito un gol fatto da giocatori di esperienza, un quarto d'ora dalla fine. Quindi in quell'occasione il Monopoli ha fatto una grande partita. Ora in questo momento di forma credo che un risultato migliore sarebbe un piacere poterlo conseguire, ma non credo che si possa far meglio di quella partita. Perfetto. Sulla Vibonese invece? Ti stavo per dire che la Vibonese è una squadra che non ha, non merita quella classifica che ha, i punti che ha sicuramente non si specchiano nella realtà, è una squadra che affronteremo, il mister già in settimana ha predicato, ripeto, per l'ennesima volta, massima attenzione e umiltà, e sappiamo di affrontare una partita non con l'ultima in classifica, ma con una squadra che si gioca dall'inizio del campionato la salvezza, come il Monopoli. Ovviamente i punti sono notevoli di differenza, però il Monopoli andrà in quel tipo sapendo di affrontare una squadra importante dall'organico importante. Nel frattempo tre cambi nella Fidelisandria contro il Foggia, Casoli, Di Piazza e Di Noia per Zampano, Bubas e Alberti, dovrebbero essere loro tre i calciatori usciti, sempre 1-1 il parziale al 12° minuto del secondo tempo. Ecco, forse proprio un po' i derby vi sono mancati, perché andiamo a fare i conti senza le sconfitte contro il Francavilla, il Foggia e il Bari, il Monopoli non lo diciamo neanche dove sarebbe. Ma è tutta una, c'è tutta una legge di compensazione. Sicuramente il Bari, l'abbiamo già detto, abbiamo perso la partita per opera di una prodetta di due giocatori importanti come la palla messa al centro da Ricci e il gol, un gran colpo di testa. A Foggia abbiamo subito gol su un'azione importante di Curcio, ma la squadra poi non ha demeritato. Francavilla è stata macchiata da un episodio di rigore che tutti dopo hanno giudicato troppo generoso sull'1-0 da parte della terna arbitrale. Però diciamo, ti ripeto, alla fine tutto si compensa, i punti che abbiamo sono magari quelli giusti, siamo contenti del percorso che facciamo e non guardiamo a quello che è successo. Ultima domanda sulle condizioni di Baraj Amlili, quando potremo rivederli in campo, e Borrelli se il 2021 per lui è finito e ci sono speranze per gennaio 2022? Per Borrelli gennaio 2022 sarà l'obiettivo di recuperarlo. Baraj sta lavorando sodo per tornare al meglio, mentre Amlili potrebbe star stringendo i denti per poter essere disponibile per la gara di Vibo, ma lo staff tecnico e medico sta facendo il possibile, vedremo cosa accadrà nelle prossime giornate. Grazie a Fabio De Carne e in bocca al lupo al Monopoli. Grazie a voi, saluto Pino, Giuliani, tutti il resto e grazie a te Flavio. Ciao Fabio. Ciao direttore. Prima di andare in pubblicità, 2-1 per la Fidelisandria, andiamo da Davide a Brescia. Pronto a riprendere il gioco e dunque al minuto 58 la Fidelisandria si riporta in vantaggio grazie alla rete dell'ex Matteo Di Piazza, che ha dovuto soltanto poggiare il pallone di testa a pochi passi da Volpe, e quindi 2-1 per gli uomini di mister Ciro Ginestra, che aveva dimostrato di volerla vincere proprio con i cambi, inserendo Di Noia, Casoli e Di Piazza, e proprio grazie alla rete dell'ex Catania, dell'ex Catanzaro, dell'esperto attaccante Di Piazza, l'Andria ad essere in vantaggio. E intanto è entrato anche Mercai in avanti
con il Foggia che ora praticamente si schiera con il tridente titolare. Grazie a Davide Brescia, torniamo in studio. È stato un gran gol, ma una grandissima palla di Nunzella. Voi che l'avete vista, siete d'accordo con me? Vado io? Vai, vai. Sì, il cross è stato veramente bello. Poi bravo anche lui a non farsi prendere in controtempo, bravo Di Piazza a non farsi prendere in controtempo da una palla che era abbastanza effettata, mi sembrava. Quindi un bel gol della Fidelis Andria, due volte in vantaggio. Da sottolineare però una difesa un po' prossimativa. Zemaniana. Approssimativa. Ascolteremo anche le parole di Zeman e di Ginestra nel post partita. Ci rifermiamo per un attimo di pausa, poi parleremo con Adriano Mezzavilla di Juve Stabia, di Bari, di Taranto e di Andria. Parleremo anche con il presidente di Taras APS Fabio Guarini, perché ci sarà una pagina ampissima proprio sul Taranto. Pino Vezzano ci racconterà di mister Giuseppe La Terza, ma poi ci sarà una discussione anche giornalistica su quello che è successo, su quello che è stato appunto il responso del giudice sportivo in settimana con la multa combinata alla società rossoblù. Un attimo di pausa, ma restate con noi perché torniamo tra pochissimo. Subito da Davide a Brescia, perché ci sono novità da Foggia. Ho sbagliato. Rimane a terra intanto Andrea Venturini, che si sta rialzando, ma che occasione per il Foggia con il rigore neutralizzato da parte di Vandelli in presa bassa. Poi non è stato né veloce Curcio sul tap-in e neanche qualche suo compagno. È stata più lesta la difesa della Fidelis Andria, che ha messo fuori il pallone, e ora è tutto da rifare al minuto 20. Ancora Andria in vantaggio con la squadra di... Avete sentito Davide a Brescia, c'era un calcio di rigore per il Foggia, l'ha sbagliato Curcio, bella parata di Vandelli. Marco Giuliani. Sì, ma rigore calciato non benissimo, in maniera un po' prevedibile, neanche troppo forte, poi comunque senza nulla togliere al bell'intervento che ha fatto il portiere della Fidelis. Abbiamo adesso telefonicamente un graditissimo ospite che ci potrà parlare sia della piazza di Taranto, dove ha giocato 6 mesi, sia della piazza di Andria, dove ha giocato altri 6 mesi, che di quella di Castellammare di Stabia, del prossimo avversario del Bari, la Juve Stabia, ma anche di tanti calciatori del Bari e del direttore Polito. È un'istituzione ormai in Campania. Buonasera Adriano Mezzavilla. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti i telespettatori, è un piacere stare qui con voi. Noi stiamo guardando delle immagini proprio di Mezzavilla con la maglia della Juve Stabia. Che partita potrà essere a Castellammare sabato, Juve Stabia Bari, che trasmetteremo tra l'altro anche in diretta sul digitale terrestre, sulle frequenze di Antenna Sud? Guarda, Juve Stabia Bari è sempre una partita bella. Sicuramente giocare a Castellammare non è un compito facile per il Bari. Però vedendo la rosa del Bari, è una rosa importante, c'è da aspettare una grandissima partita con la Juve Stabia, pure che è una squadra che manca solo i risultati, perché comunque ho visto alcune partite e non sono male. Mezzavilla, lei del Bari ne conosce parecchi, lei ha giocato soprattutto nel 2018-2019, l'anno della vittoria del campionato, con Paponi e con Polito direttore sportivo. Allora ci descrive che persona è Ciro Polito, perché quell'anno credo lui era appena passato dal campo alla scrivania, lei era ad Alessandria credo l'ultimo anno da calciatore di Polito e poi alla Regina nel suo primo da direttore sportivo, nel secondo però avete già vinto un campionato. Sì, diciamo che avevo pure giocato con Ciro Polito, lo conoscevo da giocatore. Però mi ha sorpreso tantissimo, perché è stato bravissimo a capire questo cambio di ruolo. Si è messo subito da fare, il primo anno ha fatto bene a Castellammare, il secondo ha costruito una squadra forte che è arrivata dall'inizio alla fine alla vittoria di quel campionato. E quest'anno sta dimostrando ancora una volta che
che ha fatto un'ottima squadra. Che giocatore è Daniele Paponi? Che giocatori poi sono i vari Di Gennaro, Ricci, Mallamo che lei ha avuto come compagni di squadra l'anno della Serie B, che purtroppo non è finito bene dopo la pausa per il Covid, la Juve Stabia si è praticamente spenta. Guarda, con Daniele bellissimi, bellissimi ricordi, bravissimo ragazzo, ha dei colpi incredibili, non sono io quello che deve fare i complimenti, ma lo sanno tutti. E gli altri ragazzi l'ho avuto piacere di giocare insieme, comunque sono tutti giocatori da Bari, diciamo una piazza importante. Quello che sta colpendo del Bari quest'anno è proprio l'ampiezza delle rotazioni della rosa. Forse è un po' come a Castellammare di Stabia nel 2018-2019, anche se quell'anno eravate un po' più corti, però avevate tantissima qualità, da Carlini a Mezzavilla a Paponi. Ma diciamo che quello è stato uno delle cose più importanti di quell'anno, i cambi, perché venivamo da quei cambi, che i 5 cambi sono importanti. Se il Bari ha questa rosa, tutti i giocatori titolari, e è bravo a capire che i cambi che fanno la differenza in questa categoria, perché le partite rimangono aperte fino alla fine, e se sono bravi a capire faranno grandissime cose. Domande da studio, Marco Giuliani? Io vorrei chiedere ad Adriano, che saluto, che ricordi ha delle sfide col Bari e che idea si è fatto, quali sono, diciamo, secondo lui le prospettive del Bari in campionato, se secondo lui dominerà il campionato oppure se ci sarà qualche altra squadra che può dargli fastidio fino alla fine. Guarda, delle sfide con Bari mi ricordo, perché soprattutto mi ricordo delle sfide di Serie B, perché in Serie C non l'ho mai affrontato, Bari. Sì, sì. E diciamo che sono sempre state belle partite. E per quanto riguarda il campionato, la Serie C è importante essere sempre concentrato. Diciamo che il Bari ha il potenzialità per restare là davanti fino alla fine, però le sorprese in Serie C ci sono. Le squadre sono attrezzate, diciamo, l'Avellino è una squadra che mi piace, ci sono altre squadre, Catanzaro pure è forte, quindi il Bari deve essere concentrato su se stesso e su quello che avevo detto prima, i cambi e la rosa è la cosa più importante per arrivare in fondo a un campionato. Adriano Mezzavilla, credo circa 200 presenze invece con la maglia della Juve Stabia, nel frattempo c'è il 2-2 del Foggia contro la Fidelisandria, credo abbia segnato di nuovo Garofalo, se non vado errato, quindi aggiornamento a beneficio dei tifosi di Foggia e Andria, adesso sono 2-2, se dovesse finire così si andrà ai supplementari, ha segnato di nuovo Garofalo. Mezzavilla ha quasi 200 presenze con la maglia della Juve Stabia, quattro stagioni in Serie B, che cosa sta mancando adesso a Castellammare per ritrovare quei fasti di quelle tante stagioni consecutive tra i cadetti? La Castellammare è la squadra dove ho giocato di più e sono stato in totale 6 anni. Ho vinto 2 campionati di C, ho avuto la fortuna di giocare in 4 di Serie B. Diciamo che Castellammare è una piazza difficile da giocare perché è molto esigente, però allo stesso tempo è bellissima, è una piazza dove se crea entusiasmo diventa dura per tutti. Adesso la mancanza proprio dei risultati, secondo me. Eusepi e Vacuo sono calciatori adatti al progetto oppure Adriano Mezzavilla l'avrebbe pensata su tanti giovani? Guarda, io non sono in grado di fare questo giudizio perché ancora sto cercando di divertirmi a giocare. Però sono giocatori che hanno sempre fatto certe categorie e sono all'altezza di Castellammare. Adesso invece a Sorrento con Pasquale Iadaresta, che ha lasciato un grandissimo ricordo qui a Bari nonostante abbia fatto poco meno di un anno, mentre scorrono le immagini delle sue gesta a Castellammare di Stabia, uno scugnizzo brasilero, leggiamo sul video che le hanno dedicato i tifosi della Juve Stabia.
Dicevamo, tra le sue tantissime esperienze, adesso c'è Sorrento, in passato però c'è stata anche la Puglia. Andria e Taranto invece che cosa le hanno lasciato? Guarda, Andria e Taranto sono delle piazze bellissime perché sono molto esigenti e molto difficili. E ho avuto fortuna di giocare in tutte e due, pure se non sia stato un periodo bello sia per il Taranto che per l'Andria, però belli ricordi sicuramente. La Puglia è un'appassionatissima di calcio e quello ci fa piacere che ci assomiglia proprio il Brasile. Diciamo che lei adesso comunque ha scelto bene perché Sorrento è un'altra città bellissima, proprio al pari delle città pugliesi. Si aspettava un avvio così forte del Taranto e uno così a stento dell'Andria? Guarda, il Taranto viene dall'entusiasmo del campionato dell'anno scorso. Io ho affrontato tutte e due l'anno scorso perché eravamo nello stesso girone. E Taranto comunque è partito con dei risultati e ha preso entusiasmo. L'Andria questa mancanza di risultati sta fa un po' più fatica. Poi ha avuto un sacco dei cambi in panchina, se non mi sbaglio. Sì. E è sempre difficile da campionato così iniziato in corsa a trovare una giusta identità pure con dei cambi di allenatori così. Grazie ad Adriano Mezzavilla, è stato un piacere sentire le parole di un giocatore così esperto, quasi 500 partite in Italia per lui tra campionato e Coppa. E ci saluti Pasquale Iadaresta, che comunque in Puglia, sia a Bari che a Foggia, ha lasciato veramente un bel ricordo. Grazie mille, buona serata a tutti, un abbraccio a tutti. E allora Mezzavilla ne ha viste parecchie di partite, ne ha viste parecchie di piazze. Ha detto che Polito è stato bravo a calarsi subito nel nuovo ruolo e non è facile per uno che l'anno prima parava, l'anno dopo andare a parare i colpi dei calciatori da direttore sportivo. L'impatto è sotto gli occhi di tutti, l'impatto di Polito a Bari, ma Polito godeva di grande considerazione già prima di arrivare a Bari, nonostante sia ancora un direttore sportivo molto giovane, però secondo me ha una forza che è quella di essere autoritario in maniera diciamo anche pacata, lo so che è un po' in contrasto come espressione, però almeno questa è l'impressione che dà. Poi chiaramente noi non lo vediamo nel privato tra le quattro mura dello spogliatoio, non sappiamo se lì alza i toni, però è anche un direttore che è riuscito a fare una campagna acquisti per il Bari veramente con risorse molto limitate, eppure ha portato a Bari dei calciatori che stanno offrendo un ottimo rendimento e che sembrano ideali per il progetto di Mignani. Pino Vezzano Polito l'ha conosciuto come dirigente? Sì, a Castellammare. E devo dire che uno comunque che si prende le sue responsabilità, è una persona che si carica alle spalle. Penso che l'anno scorso al Bari è mancato proprio il direttore sportivo, una persona che seguiva e che vegliava insomma sulla società, anche perché con una società così particolare come è quella del Bari serve un direttore, serve una personalità, serve uno che si assuma tutte le responsabilità, ma Polito se le è sempre assunte anche precedentemente e penso che è arrivato scegliendo lui l'allenatore, scegliendo e rischiando anche in prima persona. Spero gli vada bene perché lo merita. Da Polito, che tu conosci, ad un altro addetto ai lavori che conosci molto bene, perché adesso parleremo del Taranto e di Giuseppe Laterza, Pino Avezzano, ne parleremo con il presidente di APS Taras 706, AC Fabio Guarini, che vedo collegato già con noi, vedo nel nostro monitor di servizio, forse è frizzato, forse è fermo, non so se Fabio Guarini mi sente, chiedo alla regia di mettermi in contatto proprio con lui, no, lo stanno effettivamente richiamando, quindi si può
parlare di Giuseppe La Terza nel frattempo con Pino Avezzano. 7 punti nelle ultime 3 partite per il Taranto, 20 in tutto nel campionato di Serie C, terzo posto, gli stessi punti del Catanzaro, più dell'Avellino, gli stessi del Palermo. Insomma, La Terza sta raccogliendo davvero tantissimo. Sì, ovviamente è una escalation inaspettata, è inutile che ci prendiamo in giro e diciamo che forse c'è un rigore per l'Andria. Sì, allora sì. Mi deve perdonare un attimo Fabio Guarini, anche Pino Avezzano si è fermato da solo, dovrebbe esserci un calcio di rigore per l'Andria a Foggia, sentiamo Davide a Brescia. Golpe sotto la curva nord, Franco Mancini di piazza per la doppietta d'ex, rincorsa molto breve, 2 passi e poi il tiro. Parte in questo momento di piazza, spiazza, Volpe e fa 3-2 per la Fidelisande, ancora una volta non esulta per rispetto verso la tifoseria rossonera, ma fredda lo stadio Zaccheria e porta ancora in vantaggio la Fidelisandria e quindi 3-2 per la Fidelisandria che per la terza volta è in vantaggio in questo match, in questo ottavo di finale di Coppa Italia e dopo le reti di Bovas sono arrivati i 2 gol da parte di Piazza che ha firmato con questa doppietta il momentaneo 3-2, partita molto bella allo stadio Zaccheria che si è accesa sul finale di primo tempo e poi ha mantenuto le aspettative anche in questa ripresa. Intanto ora ci prova. Grazie a Davide a Brescia. Abbiamo visto il calcio di rigore di Piazza. Marco Giuliani, è una partita in cui stanno soffrendo sia i foggiani che gli andriesi, che si sono visti 3 volte avanti e 2 volte raggiunti. Gli andriesi sperano che questa sia la volta buona, il Foggia invece deve rincorrere un'altra volta. È una partita insolitamente movimentata per essere una partita di Coppa Italia di Serie C, almeno ne sta beneficiando lo spettacolo. Certamente i tifosi di tutte e 2 le squadre saranno un po' in ansia perché chiaramente vedono il risultato cambiare da un momento continuamente. E allora 3-2 per l'Andria, poi seguiremo insieme i minuti finali. Nel frattempo io vado a salutare Fabio Guarini, questa volta dovrebbe sentirmi, lo vedo in movimento, quindi credo che sia con noi e sia in grado anche di sentirci, presidente di APS Taras 706 AC, che ha espresso tutto il suo disappunto per le ultime decisioni del giudice sportivo di Lega Pro. Buonasera Fabio. Buonasera Flavio, grazie per questo spazio. Buonasera agli ospiti. E allora noi tra poco manderemo in sovrimpressione proprio il vostro comunicato, che ci puoi comunque già riassumere. Allora partiamo dall'antefatto, c'è stata la gara tra il Taranto e il Potenza, il Taranto ha preso 2000 euro di sanzione. Tra i motivi delle sanzioni innanzitutto c'è stato questo coro di discriminazione territoriale verso la città di Bari e poi il comportamento antisportivo della tifoseria con cori verso le forze dell'ordine e verso le istituzioni, il comportamento dei raccattapalle e a memoria adesso credo sia fatti violenti. Ragione, i fatti violenti sì. Che si sono verificati. Voi avete espresso il vostro disappunto soprattutto verso quella multa per quel coro contro la città di Bari. Sì, noi abbiamo espresso il nostro disappunto esclusivamente contro quello, perché poi nel dispositivo c'è anche un'ammenda per il lancio di un oggetto di vetro, così come altre questioni. Peraltro il Taranto credo sia la squadra più multata quest'anno in Lega Pro. La cosa che ci ha fatto specie su due livelli diversi sono queste due punizioni. La prima per aver intonato chi non salta un barese durante corso della gara, io ero presente allo stadio, lo ricordo bene, per 2 volte, un classico momento goliardico di tifo da stadio che praticamente si replica in tutti gli stadi per fortuna. La cosa che ci ha fatto ancora più specie, che ci ha indotto a fare il comunicato, parlo a nome dell'associazione che supporta il Trust del Taranto, dei ragazzi del 12° uomo, dei tifosi in generale,
che si sono accodati, tanto che questo comunicato è stato ripreso da rivista Contrasti, è il fatto che il giudice sportivo abbia chiesto un supplemento di indagine alla Procura federale per il comportamento tenuto dai calciatori dello SLO del Taranto, che a fine partita si sono recati sotto la curva e hanno fatto il coro saltando insomma insieme ai tifosi, come è successo davvero forse decine e decine di volte allo stadio. Fabio, io ti devo un attimo interrompere perché noi abbiamo qui la fortuna di avere in studio una persona che ora è vicepresidente di una società di Serie D, ma che è stato anche dirigente in Serie C a Monopoli e che ci stava proprio spiegando il regolamento in uno dei momenti di pausa della trasmissione. Secondo noi quello arriva, Pino Vezzano, perché nessuna squadra dalla Serie A alla terza categoria può fermarsi a fine partita sotto la curva. Spiegacelo meglio. A livello di professionisti non si potrebbe fare. È chiaro che c'è il delegato della Procura federale che chiude un occhio e ritorna nello spogliatoio, e c'è il delegato più pignolo che si ferma. Di regola i giocatori a fine partita dovrebbero salutare la curva, salutare i tifosi e tornare indietro. Questo dovrebbe essere il regolamento. Poi purtroppo come gli arbitri, i procuratori della procura sono come gli arbitri, alcuni la intendono in un modo, altri in un altro, poi bisogna vedere all'interno di quale contesto è avvenuta la cosa, perché se ci sono magari altri fatti tra virgolette gravi, molto spesso la procura calca la mano per punire la società in questione. Sono d'accordo con il presidente della PS che comunque quest'anno il Taranto, anche se non sto seguendo direttamente, lo vedo abbastanza tartassato dalle multe, e non penso che la tifoseria del Taranto sia tanto differente da altre tifoserie, diciamo, dello stesso livello e della stessa importanza di curva, diciamo numerosità di curva, e quindi probabilmente bisognerebbe fermarsi un po' e cercare di almeno limitare in questo momento in cui probabilmente è sotto i riflettori la curva, suppongo. Posso dire la mia? Da terzo, dimmi. Non si fa, magari non ci si ferma sotto la curva perché è scritto nei regolamenti, i regolamenti devono essere rispettati, però chi non salta è un barese, chi non salta è un leccese, chi non salta è un tarantino, chi non salta è un foggiano, chi non salta è brindisino, chi non salta è della BAT. Ragazzi, sono secondo me cori goliardici che ci possono stare anche da una curva durante la gara. Non è discriminazione razziale, che può essere equiparata a tanti altri episodi brutti, ma brutti che sono di razzismo magari, che si sono verificati durante le partite. Marco Giuliani, non so cosa ne pensa, e poi ripassiamo la parola Io penso che ora bisogna comunque cercare anche di leggere tra le righe del comunicato. I 2.000 euro di sanzione sono per quel coro, diciamo, che su cui si poteva sorvolare, ma anche per lancio di oggetti in campo e anche per i raccattapalle che hanno perso tempo, e questo succede in tanti campi, e la 500.000 euro comunque viene sanzionata. Il problema dell'eventuale deferimento dei calciatori è perché i calciatori hanno partecipato al coro sotto la curva, e questa, diciamo, non la paragonerei al fatto che tutto lo stadio, tutta la curva salta goliardicamente. Il calciatore dovrebbe avere un ruolo secondo il regolamento, a mio parere, anzi io sono uno di quelli che lascerei un po' più di libertà allo sfogo finale. Anche perché, voglio dire, l'ho fatto io, quindi non voglio rinnegare, però secondo il regolamento i giocatori non si dovrebbero lasciare andare a questi
a questi eccessi, chiamiamoli così. Marco Giuliani e poi Fabio Guarini. Io sono d'accordo con quello che dicevi tu, premetto che secondo me non c'è un accanimento nei confronti del Taranto, però chiaramente arrivare a sanzionare un coro che non è neanche volgare, è un coro che non ci sono, in cui non ci sono parolacce, semplicemente chi non salta è un barese, lo dico da barese, voglio dire, sono cose che fin quando si resta appunto, come diceva il Presidente, nell'ambito della goliardia, possono essere ampiamente tollerate. Credo piuttosto che sia stato conteggiato il tutto proprio insieme ad una serie di atteggiamenti un po' diciamo non esattamente tra le righe dei tifosi del Taranto, come il lancio magari della bottiglietta. Allora lì si sia approfittato per fare un conto più severo di quello che poi in realtà meritava un coro come chi non salta è un barese, che mi sembra una cosa del tutto innocua, anzi magari fosse quello il tiro dei cori e delle cose brutte che tra l'altro nello staff del Taranto ci sono due baresi, due monopolitani, quindi sono Peppe Lentini e Giovanni Indiveri. Fabio Guarini. Sì, infatti noi stavamo appunto facendo una differenza, ed è chiaro nel comunicato, tra il lancio dell'oggetto, per cui la multa assolutamente c'è, e ne prendiamo atto, ne prende atto anche la società. Appunto i cori, io mi chiedo a questo punto come si possa schernire simpaticamente la tifoseria avversaria se non si canta chi non salta e puntini puntini. Dovremmo fare, non lo so, abbasso la squadra, i colori, veramente allucinante. Se tanto dice Bari è territoriale, se dicono i colori non è più territoriale. In un derby Roma-Lazio invece Marco Giuliani si potrebbe fare, allora, perché entrambi sono di Roma, so della tua fede che è di una delle due. Simpatizzante razziale, sì. Ecco. Sì, il paradosso è questo appunto, perché se viene fatto da tifoseria, appunto questa discriminazione cromatica diventa tra tifoserie, tra scuole della stessa città. Quindi insomma noi in buona sostanza riteniamo che quest'anno forse il regolamento sia particolarmente severo, ma questa fattispecie diventa una censura, a nostro modo di vedere, da tifosi insostenibile, che va a ledere la libertà di tifare, la libertà di confrontarsi con le tifoserie avversarie, che poi è il sale del calcio. Ripeto, non c'è un insulto in questo coro, è un coro divertente, fa parte realmente del gioco, e non capisco perché debba essere sanzionato oltremodo. Peraltro poi si potrebbe aprire una discussione anche, ringrazio appunto per gli spunti l'ospite, sulla responsabilità oggettiva, ma qui forse ci vorrebbero veramente ore e ore di discussione, andremo fuori dal punto. Andrebbe rivista anche quelle. Ce ne abbiamo ancora 40 di minuti, io prego Fabio Guarini di restare con noi perché dobbiamo tassativamente andare in pubblicità, però torneremo a parlare di Taranto che sta facendo benissimo in campionato, e vogliamo anche parlare con lui di tutto quello che è il contorno, oltre a questa spiacevole sanzione, però c'è tanto altro da dire sul Taranto, quindi prego Fabio Guarini di stare con noi, pubblicità ma torniamo subito. Finita lo Zaccheria, Foggia 2, Fidelis Andria 3, passano il turno i Federiciani, doppietta di Garofalo per il Foggia, gol di Bubas e doppietta di Di Piazza per l'Andria, passa il turno la Fidelis Davide a Brescia. Tra un po' lo sentiremo, nel frattempo complimenti alla Fidelis Andria per il passaggio del turno, ma torniamo con Fabio Guarini, complimenti anche al Taranto per questa stagione che sta facendo, almeno in campo i ragazzi vi stanno dando grandissime soddisfazioni. Beh sì, è una stagione partita benissimo e che sta dando oltre le più rose aspettative. Diciamo che è la neopromossa che ha fatto più punti in Serie C, e questo è un dato di fatto, e ci è arrivata in fondo a partite in cui è andata difficilmente sotto a livello emotivo, atletico, ha saputo tenere botta, anche se ritengo che ci siano squadre più attrezzate a livello tecnico del Taranto rispetto a quanto dice la classifica, però in questa Serie C molto livellata, dove secondo me, il giudizio tutto personale, il Bari è l'unica squadra di un
di un valore superiore, ritengo che le altre squadre, insomma, ci sia poca differenza tra le altre, quindi sono le questioni mentali, calarsi nella partita, interpretarla bene e anche le conoscenze, perché questo è un gruppo che ha lavorato con Mister La Terza, con molti giocatori che c'erano già l'anno scorso. Il mister ha saputo infondergli, come al solito, la sua serenità e la sua umiltà, e queste sono delle caratteristiche che poi ti ritrovi in campo nelle partite che si dicono un po' mezze e mezze, dove non c'è grande differenza e a prevalere la squadra che sa far girare gli eventi dalla sua. Il Taranto, per esempio, sabato col Potenza ha sofferto molto per 25 minuti, poi ha sfruttato uno svarione della difesa del Potenza e da lì la partita è cambiata. Ha cominciato a giocare, è entrato in campo, e lì poi è difficile che Taranto queste partite poi, una volta che entra in campo, le sbagli. Quindi penso che la differenza, ripeto, la stia facendo il fattore mentale. Fa molto, lo si diceva prima, una squadra che ha vinto il campionato si porta questa esperienza dietro. L'anno prossimo, se tutto va come ci auguriamo, chiaramente non potrai ripartire magari con gli stessi calciatori. Adesso vivi sull'onda lunga dell'entusiasmo, e questo ci ha portato a questo momentaneo terzo posto. Ecco, restiamo ancora con Fabio Guarini, perché adesso Pino Avezzano ci deve raccontare Giuseppe La Terza, ci deve raccontare Peppe Lentini, ci deve raccontare Gianni Indiveri. Hai Pino. Dimenticato anche Rizzo, che vi posso raccontare. Il prof. Il prof, perché il prof è uno che con il Monopoli ha vinto una Coppa Italia, non è l'ultimo arrivato. E per vincere una Coppa Italia in Serie D, dopo che tu hai fatto un campionato e arrivi a fare tutte le partite di Coppa Italia e a fare tutte le partite di playoff, vuol dire che devi avere una preparazione atletica di un certo livello. E il buon Rizzo è un altro pezzo pregiato di questo Taranto, perché parliamoci chiaro, il Taranto non è il Taranto di una volta, che si poteva permettersi di investire, di spendere. Questo è un Taranto, come diceva Guarini, umile, ma è un Taranto costruito con intelligenza, perché è costruito con intelligenza già dalla formazione dello staff. Ovviamente Giuseppe La Terza viene da un'esperienza che parte dalla promozione, con campionati vinti, ha fatto tutta la gavetta e quindi ha imparato sulle sue esperienze, ha imparato tanto. È un ragazzo che riesce a gestire uno spogliatoio, e sappiamo che a Taranto non è semplice gestire queste situazioni. È una persona che prepara le partite con una precisione maniacale, e questo, il fatto di preparare le partite, di studiare la squadra avversaria già da tante giornate prima, è un valore aggiunto senza dubbio, senza sminuire anche il lavoro del suo secondo Valentini. Per concludere, lo staff ha un portiere di Serie A, che penso che è invidiato, un preparatore dei portieri come Gianni Indiveri è invidiato anche in Serie B. Quindi il direttore sportivo ha creato, partendo dallo staff, ha creato questa compagine fatta di ottimi giocatori, ma soprattutto di tanti giovani. Ritorno un attimo al discorso che facevo prima. Il Taranto gioca con 5-6 under certe volte. Perché? Perché fa il vero e proprio minutaggio, i famosi 450 minuti. Perché dire minutaggio è facile dire minutaggio, ma c'è minutaggio e minutaggio. Perché chi gioca con 2 under e mezzo, con 2,99, con 3,99, con 1,99-2000 e racimola i 240-250 minuti. In questa situazione, in cui ormai la Lega Pro è stata portata dal punto di vista finanziario, è stata abbandonata dal punto di vista finanziario, stiamo parlando di 4.500 euro, 5.000 euro a partita, cioè significa che su 35 partite sono appena 160.000 euro annui
di minutaggio per chi ne fa poco. Anche chi, per chi ne fa tanto, non è che andiamo a fare numeri di grandiosi, però comunque è importante anche la 200.000 euro di incasso in più di minutaggio, fa tutto. Poi in una piazza come Taranto, che riesce, a differenza per esempio di Monopoli, a fare degli incassi sicuramente superiori, perché soprattutto 4.400 spettatori contro il Potenza. Sì, e penso che la cosa è in crescita, perché quando poi il Tarantino si affeziona ora parliamoci chiaro, prima facevamo un discorso con Fabio De Carne dei 1.000 spettatori di Monopoli, ma in tutta Italia rispetto all'epoca pre-Covid gli spettatori si sono ridotti di quasi un terzo, perché comunque il Covid ha dato una bella mazzata. E quindi bisogna dare atto al direttore sportivo di essere riuscito a trovare dei giovani, degli under, che stanno reggendo, a parte i giovani che vengono dalla scorsa stagione, i Diaby della situazione, che già l'anno scorso in Serie D si vedeva. Diaby, tra l'altro, straniero e non fa minutaggio. Sì, però già si vedeva che poteva tranquillamente giocare in Lega Pro, perché è un giocatore strutturato, penso che potrà crescere ancora di categorie, però Montervino è riuscito a formare una ottima squadra, sia per avvantaggiare la società che dal punto di vista tecnico e sportivo. Vado un attimo a Foggia, dove c'è Davide Abrescia, per un commento al volo su quella che è stata Foggia Fidelisandria 2-3, e poi sentiremo appunto il post partita con Zemano e Ginestra. Davide. Sì, Flavio, partita terminata da qualche minuto allo stadio Zaccheria, 3-2 risultato finale, la doppietta dell'ex di giornata Matteo Di Piazza a decidere la sfida, e il Foggia che caratterizza sempre le sue ultime partite da tanta mole di gioco, poche però le occasioni, poche quelle che poi possono essere le finalizzazioni negli ultimi metri, e i soliti errori cronici a livello difensivo che poi ne caratterizzano un po' le ultime uscite. L'Andria è andata in vantaggio 3 volte, e già questo è un dato significativo. Poi è entrato un attaccante esperto come Di Piazza e ha messo in seria difficoltà anche la retroguardia del Foggia. Intanto qui siamo in zona mista, in attesa di avere sia Zeman che Ginestra. Ci collegheremo con te più tardi, Davide. Io torno da Fabio Guarini e gli chiedo se condivide l'analisi di Pino Vezzano Comes. Sì, totalmente d'accordo. Poi lui sicuramente conosce benissimo e ha fatto un'analisi migliore di quella che avrei potuto fare io di persone che stiamo apprezzando prima ancora che dal punto di vista appunto professionale, dal punto di vista umano, perché a Taranto spesso i grandi nomi che si portavano un bagaglio di esperienza notevole hanno fallito, arrivando magari in una piazza esigente con un carattere particolare, e invece secondo me ha premiato l'attitudine e, ripeto, l'umiltà, la professionalità di Mister La Terza, ma anche di tutti gli altri collaboratori menzionati prima, che hanno saputo subito comprendere in un momento difficilissimo, perché nella scorsa stagione il Taranto partiva a fari spenti, ad agosto non era tra le squadre più attrezzate della Serie D. Eppure poi domenica per domenica è riuscito a ottenere quei risultati che hanno riavvicinato un po' il pubblico, nonostante gli stadi chiusi, però ecco, c'è stato sempre molto più calore intorno alla squadra anche nel corso della settimana, nonostante una situazione magari ambientale difficile, e poi si è arrivati a questo risultato. Quindi il grande merito della promozione proprio risiede nelle capacità di questo staff tecnico, che a mio modo di vedere ha un trampolino di lancio ineguagliabile, perché poi Taranto, quando si vince a Taranto spesso, o comunque si ottengono grandi risultati, diventa un trampolino, perché si dimostra, senza nulla togliere, una piazza stupenda come Fasano, in una piazza più grande come Taranto, quando dimostri qualcosa poi vai all'attenzione di tutti a livello nazionale, perché c'è una pressione, c'è un calcio vissuto quotidianamente, come forse accade solo a Roma e Napoli, con la stessa intensità. Quindi diciamo che sono assolutamente d'accordo, e aggiungo una cosa:
Il mister, tra l'altro, la terza sta seguendo il corso che lo porterà all'abilitazione quest'anno in deroga, chiaramente, per allenare tra i professionisti. Eppure la squadra comunque durante la settimana si prepara bene alle partite, è una squadra che è un gruppo molto coeso, non si è spostato nulla di una virgola e vorrei dire che si vede in campo anche da come viene schierata la squadra, dalle variazioni tattiche, dallo studio degli avversari che il mister sta crescendo insieme a questo gruppo e penso che sia un dato di fatto. Mi auguro che il Taranto, che la società ragioni in quest'ottica, cioè se quest'anno dovesse confermarsi il Taranto come una squadra che può mantenere la categoria, di mantenere come è stato fatto nell'ultima estate, il gruppo ripartire dallo stesso e puntellarlo, perché ci sono dei valori, ripeto, umani prima ancora che tecnici importanti. Come APS Taras 706 non avete risparmiato anche critiche alla società. Adesso vi soddisfa quello che è stato fatto quest'anno? Oggi è arrivata la notizia dei 13.000 euro da pagare a Kosnic, oppure siete ancora con un occhio vigilissimo sull'operato di Giove e compagni? L'occhio è sempre vigile anche perché abbiamo a cuore le sorti della squadra che è stata rifondata da questa associazione, da questo trust nel 2012 e quindi c'è sempre con un clima di collaborazione, non chiaramente di fucile puntato, ma assolutamente quando possibile di collaborazione con la società. Cerchiamo di rappresentare le istanze dei tifosi che vogliono un Taranto solido, un Taranto che abbia un progetto a medio e lungo termine. Si è ragionato spesso finora, sicuramente siamo soddisfatti di quanto visto, per quanto visto dal punto di vista tecnico, per l'organizzazione della rosa e per quello che il Taranto ha fornito negli ultimi 2 anni. Non si è buttato all'aria un progetto, per esempio il Taranto era partito con Ragno, con grandi spese 2 stagioni fa, poi subito a ottobre ha cambiato progetto e questo inevitabilmente è la prima causa di fallimento di una stagione. Tutta la società ha imparato dalla lezione, ha costruito, ha dato tempo e pazienza, credo che sia strutturata meglio adesso. È chiaro che ancora manca qualcosa per poter stare tra i professionisti, per esempio la società dovrebbe dare la possibilità ai tifosi di sottoscrivere la Fidelity Card, per dirne una. Chiaramente dal punto di vista organizzativo alcune cose devono essere riviste, però ecco, è fondamentale che ci sia il dialogo da parte nostra con la società e che non venga mai perso di vista l'importanza del ruolo dei tifosi attivi come quelli dell'associazione, ma comunque tutti i tifosi. Credo, ripeto, che se la società dovesse prevedere un piano di medio-lungo termine e dovessimo avere le giuste risposte, possa andare avanti con questa configurazione, altrimenti, insomma, poi chiaramente dovrà rivedere il proprio impegno per il futuro. Chiedo a Fabio Guarini di stare ancora con noi perché dobbiamo salutare e liberare Pino Avezzano Comes. Una parola, anzi anche più, quante ne vuoi, però sul Fasano, su quello che avete fatto l'anno scorso con una salvezza miracolosa, una grande rincorsa nel girone di ritorno e questo campionato che vi ha visto vincere contro il Brindisi il derby. Adesso vi vede lì tranquilli nel girone H di Serie D. Facciamo una piccola digressione, scendiamo di una categoria, però per il nostro ospite questo è altro. Diciamo che siamo partiti bene quest'anno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stata una stagione sfortunata, ci andava tutto male. E quando capitano quelle stagioni di solito retrocedi. Diciamo che la nostra perseveranza, il presidente ci ha creduto fino alla fine, ha cambiato la guida tecnica, ha cambiato la maggior parte della squadra ed è riuscita a rimettere la barca nella direzione giusta. Quest'anno è comunque un progetto giovane, molto giovane, la media è intorno ai 22-23 anni e quindi comunque è una società, la nostra, che bada molto alla continuità e quindi non fa voli pindarici, cerchiamo di mantenere la categoria. Quest'anno siamo partiti bene, nonostante in queste prime giornate abbiamo avuto diversi infortuni. Il più importante è quello di Corvino, che ci sta mancando da parecchie giornate e che contiamo di recuperare al più presto, e anche di difensori centrali, per cui abbiamo perso, abbiamo avuto qualche battuta d'arresto, ma contiamo
di raggiungere il più presto possibile il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno il campionato è ancora più interessante in quanto è a 20 squadre rispetto alle 18 degli anni scorsi, e quindi più duro in quanto ci sono più partite infrasettimanali, ci vuole una rosa anche più importante. Questo è tutto, non voglio dilungarmi oltre perché siamo fuori tema. Grazie a Pino Mezzano Promessi, noi lo salutiamo. Un attimo di pubblicità, chiedo a Fabio Guarini di stare ancora con noi perché c'è un Avellino-Taranto interessantissimo nel prossimo weekend. A tra poco. Ultima parte di CD Calcio, aspettiamo il post partita di Foggia Fidelisandria, altrimenti ve lo proporremo nelle prossime edizioni del nostro TG. Nel frattempo io torno da Fabio Guarini perché a microfoni spenti qui si parlava di trasferte possibili. I tarantini, ci confermi, potranno andare ad Avellino seppur con la tessera, oppure sono sbagliate le nostre indiscrezioni? Sì, sono le stesse indiscrezioni di cui siamo in possesso noi, quindi sostanzialmente non ci saranno, perché come dicevo prima la Fidelity Card ancora, la società insomma non si è adoperata affinché i tifosi potessero sottoscriverla, quindi non ci saranno. Eppure la trasferta, almeno secondo le indicazioni date dall'osservatorio inizialmente, era una trasferta sostanzialmente libera, con l'unica segnalazione che era quella relativa alla vendita dei biglietti solo ed esclusivamente per il settore ospiti, per i tifosi residenti a Taranto e provincia. Poi si sa, bisogna aspettare sempre ulteriori disposizioni, si va verso questa decisione che ancora una volta danneggia la partecipazione dei tifosi alle partite liberamente. Sarebbe anche l'occasione buona per ridiscutere il ruolo della stessa Fidelity Card, però appunto si sta andando in una direzione che danneggia i tifosi, partendo dalla Fidelity Card, dalle altre restrizioni territoriali sulle questioni, appunto torna il termine territoriale, ma per davvero, a poi le multe per i cori, davvero non si sta andando nella direzione che spereremmo come tifosi, cioè quella di una partecipazione massima, anche perché poi situazioni magari incontrollabili accadono lo stesso in altre categorie o in altre circostanze, lì non si può porre rimedio, invece magari poi si è troppo solerti sulla partecipazione in stadi grandi e sicuri, laddove ci sarebbe lo spazio. Io ribadisco, Taranto Andria è stata un esempio di partecipazione straordinaria, un derby molto sentito e molto bello che si è svolto in una maniera assolutamente impeccabile. Non vedo perché non debbano ripetersi altre partite. Purtroppo sappiamo già, per esempio, che il 12 dicembre sarà molto difficile vedere i tifosi del Taranto a Bari, per dirne uno. Ne parlavamo con Marco Giuliani, sarà poi difficilissimo alla penultima di campionato vedere i tifosi del Bari a Taranto, almeno secondo quello che è il nostro possesso adesso. Sì, sono chiaramente le sensazioni che abbiamo tutti quanti, anche in virtù di altre trasferte che sono state vietate. Hai fatto bene a parlare del 12 dicembre, perché io al Presidente avrei voluto chiedere quante volte hanno cerchiato in rosso quella data lì del derby col Bari, che manca da tanto tempo. Adesso chiediamo al Presidente della PS Taras. Beh, io Marco non l'ho mai visto il derby, figurati, sono addirittura più giovane dell'assenza del derby Taranto Bari, immagino, quindi pensa quanto lo stia aspettando, quanto lo aspettano forse due generazioni di tifosi, a cui è sempre stato raccontato come il vero derby, il più sentito, quantomeno il più partecipato emotivamente della Puglia. E, insomma, è una data importante, ricorre spesso anche nei gruppi Facebook, nelle immagini, sui social, ovunque, questa data del 12 dicembre. Lo aspettiamo, speriamo che sia veramente una partita dove si dovrebbe annullare la differenza in campo e dove veramente possiamo vedere un grande scontro. È un peccato, ribadisco, non metto un po' le mani avanti, però ecco, è un peccato immaginare che non si possa replicare uno spettacolo sugli spalti degno della storia del derby Taranto Bari.
Grazie quindi a Fabio Guarini per la sua disponibilità e torna a trovarci quando vuoi. Sappiamo che sei fuori sede, però nel caso tu sia in Puglia sei sempre il benvenuto ad Antena Sud anche nei nostri studi. Molto volentieri Fabio, ti ringrazio. Un saluto a tutti. Grazie a Fabio Guarini, alla prossima. Adesso parliamo di Virtus Francavilla, andiamo a vedere gli highlights della gara contro la Paganese, perché la scorsa settimana abbiamo aperto con la Virtus Francavilla con la grande impresa contro il Bari, questa settimana invece un po' la pugliese che finisce dietro alla lavagna assieme all'Andria, che però stasera poi ha avuto il tempo di rifarsi prima della nostra trasmissione. Un po' di ubriachezza per quel derby vinto col Bari, non lo so, scherzo, io la partita non l'ho vista, però abbiamo già avuto modo di dire in trasmissione che le partite, ogni partita fa storia a sé, quindi non è detto che perché la Virtus veniva da quella partita col Bari vinta doveva poi necessariamente ripetersi. Chiaramente quella partita lì è stata particolare, secondo me, anche per una questione di un po' di tensione allentata del Bari. Poi adesso non so quali siano le prospettive della Virtus. Ma sarà un campionato comunque da salvezza innanzitutto, e poi quello che viene, così come si dice, dice sempre il presidente Magri, oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri, vediamo cosa viene, spesso è un vogliamo andare ai playoff, magari da settimi, ottavi, noni, camuffato, anche perché loro l'hanno già fatto. È stato un peccato perché Virtus è partita male, ha preso questa doppietta da parte di Guadagni e poi non ha avuto il tempo di rialzarsi, però Pagani è un campo davvero fastidioso per tutti, lo ha dimostrato il Taranto che ha perso, lo ha dimostrato la Virtus Francavilla, il Bari ci ha pareggiato in casa, quindi è un po' la bestia nera delle pugliesi questa Paganese dei vari Piovaccari e Castaldo. Flavio, anche guardando la rosa della Paganese si trovano nomi di tutto rispetto, poi andare a giocare in campagna non è mai facile dal punto di vista ambientale, si trova sempre una piazza molto calda, quindi alla fine ci può stare lasciare punti sul campo di Pagani, che se non ricordo male non è neanche un campo bellissimo proprio dal punto di vista del campo. Sì. Andiamo nel frattempo, che arrivi Ginestra, andiamo a dare uno sguardo al prossimo turno. La gara che sarà trasmessa in diretta in esclusiva sul digitale terrestre dell'Antena Sud sarà Juve Stabia Bari sabato alle 14.30 allo stadio Romeo Menti. Ne ha parlato Adriano Mezzavilla, la Juve Stabia di Tonucci, di Peppe Esposito anche, che ha giocato qualche partita con il Bari, soprattutto le partite amichevoli, e di Raffaele Rubino come direttore sportivo, prodotto del settore giovanile del Bari, poi osservatore anche del Bari in Serie B per il settore giovanile, che ha fatto una carriera, poi è andato a Novara e adesso è a Castellammare. Dall'altra parte invece, da Polito a Di Gennaro a Mallamo a Simeri a Paponi, sarà una parata di ex. Una partita con tantissimi ex, anche se poi penso che una volta in campo ci si dimenticherà del passato, delle squadre con cui si è giocato, e ci si concentrerà appunto su cercare di ottenere una vittoria sia per la Juve Stabia sia per il Bari, perché il Bari, non c'è neanche bisogno di dirlo, se vuole rimanere in vetta deve avere l'imperativo di vincere ogni partito, di ricavare il massimo che può ricavare, e la Juve Stabia è un po' in crisi di risultati, quindi magari anche sarà più motivata dal cercare rilancio ottenendo un risultato contro una squadra importante. Vibonese Monopoli, la vice capolista sul campo dell'ultima in classifica. È un quasi testa coda, però non lo so, io condivido poi anche un po' la prudenza del direttore che non si è voluto, del direttore De Carne, che non si è voluto sbilanciare prima. Non ha detto andiamo lì sicuri di fare tre punti perché giochiamo contro l'ultima, anche perché poi il rischio appunto quando si gioca contro una squadra che è in una situazione di classifica non favorevole o comunque che ha una rosa qualitativamente inferiore è quello poi magari di, con le dovute proporzioni, di rifare lo stesso passo falso del Bari con la Virtus a Francavilla.
Avellino Taranto, la terza della classe va sul campo di una delle favorite alla vittoria del campionato che è partita malissimo. Non so quante persone avrebbero immaginato il Taranto più avanti dell'Avellino a questo punto della stagione, però è un'altra cosa che dicevamo prima, inutile tirare le somme dopo un terzo di stagione. Tutti quanti, se si sente il parere degli addetti ai lavori, che siano giornalisti oppure direttori sportivi, tecnici, ex tecnici, tutti quanti dicono che l'Avellino si delude, però è comunque una delle squadre che più di tutte potrebbe impensierire il Bari insieme al Catanzaro e al Palermo, per cui bisogna guardarlo con attenzione. In tre minuti, Foggia Paganese, Virtus Francavilla Latina e Fidelisandria Palermo. Ripetimele un attimo. Foggia Paganese, cominciamo dal Foggia di Zeman, reduce da due pareggi consecutivi. Credo siano anche di più i pareggi consecutivi del Foggia, dovrebbero essere tre dal derby, sì, dal derby contro il Bari. C'è bisogno di un risultato per il Foggia e deve cercare assolutamente una vittoria anche in virtù dell'eliminazione di questa sera. Poi immagino che non fosse proprio l'obiettivo stagionale, però perdere non fa mai piacere. Tutti quanti gli allenatori, tutti quanti i giocatori dicono quanto lavorare la settimana o nei giorni a seguire dopo una vittoria con i tre punti o con la vittoria appunto in testa aiuti anche le gambe ad andare meglio. Virtus Francavilla Latina e Fidelisandria Palermo. Allora, Virtus Francavilla Latina, vabbè, come al solito secondo me la Virtus negli scontri casalinghi, soprattutto dove non deve fare tanto la partita, parte un pochino avvantaggiata. Poi chiaramente il Latina viene dalla vittoria, se non sbaglio, in casa proprio contro la Fidelisandria, quindi partita dal pronostico aperto, apertissimo. Fidelisandria Palermo con l'Andria che potrebbe fare un favore al Bari. Fidelisandria Palermo, chiaramente è inutile dire che il Palermo sulla carta potrebbe vincerla a mani basse, soprattutto perché la Fidelis è 19esima, sta avendo tante difficoltà, però chi lo sa che la vittoria di questa sera in Coppa Italia non dia qualche stimolo in più, non consenta alla Fidelis di tenere testa ad una formazione che è sicuramente più attrezzata rispetto a quella di Ginestra. Con le analisi di Marco Giuliani chiudiamo qui questa puntata di C di Calcio. Grazie Marco per essere stato con noi. Grazie a te Flavio, sempre un piacere. Ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti: Pino Vezzano, Comes, Davide a Brescia con i suoi collegamenti dallo Zaccheria, Fabio De Carne, direttore generale del Monopoli, Adriano Mezzavilla, centrocampista del Sorrento, e Fabio Guarini, presidente di APS Taras 706 AC. Il ringraziamento più grande però va sempre a tutti voi per averci seguiti. Buonanotte.